con l'autorizzazione di Roberta Bernardi e di Germano Astarita. Questa è un'entrata di un'intenzione che assottiglia quei veli mentali che vi mantengono legati alla percezione che la vita umana vi presenta sotto forma di bisogni. La materialità in tutte le sue sfumature va vissuta, ma possibilmente non solo con la mente, ma con una sinergia cuore-mente. Questo favorisce la trasmutazione della vostra dualità, il bene e il male ponderato ed amalgamato con quel sentire animico che tutto già comprende, ma che desidera un bilanciamento idoneo per osservare e non subire. Come può l'uomo comprendere attraverso il percorso che l'anima ha predisposto? Ognuno sente l'esterno in base ai suoi sentimenti più grossolani che la vostra dimensione vi manifesta, la rabbia, il conflitto e l'amore che spesso è limitato al vostro ego. Vivere significa sperimentare, liberarsi dai vincoli che le emozioni costruiscono giorno per giorno, innalzando una realtà personale e illusoria, dove viene proiettato il proprio bisogno, formato in gran parte dalle aspettative. La mente incontrollata indirizza il cuore ad una chiusura anziché apertura verso l'altro, ma la mente fa parte di voi incarnati e il vostro meccanismo di sopravvivenza che vi protegge e vi permette di salvaguardare la personalità umana. Questa è necessaria e anche lo strumento più attivo e prepotente che abbiate. Il cuore non come organo, ma come nucleo di intenzione e la parte che l'anima non ha nascosto, ma che rende visibile a voi e a chi sta con voi. Essa si può manifestare in mille sfaccettature, dipende dove la luce spirituale proietta il suo faro. Ed eccovi in piedi, ben eretti su una vetta, da cui dominate molti orizzonti, ma la vostra mente vi conduce in quelli più appaganti e vicini a voi. Li osservate bene, avete una visione molto nitida di quello che vi attrae, perché potrete accedervi con molta facilità. Lì ci sono delle gratificazioni, delle prese di posizione che vi permettono di radicarvi e costruire il vostro palazzo. Provate sicurezza e vorreste stabilirvi lì per sempre. Tutto è meccanico, in quelle stanze del vostro palazzo avete il necessario, ogni azione è prodotta dall'energia che avete immagazzinato e pronta come un alimento precotto. Non dovete fare altro che metterci la manualità senza costruire nulla. Avete addirittura risparmiato tempo, quel tempo molto caro a voi, dove tutto è scandito e programmato, insomma, tutto è facilitato. Ma se voi dall'alto di quella vetta osserverete un confine diverso, vi sembra troppo lontano? Possiamo dirvi che la vostra luce arriverà senza problema, illuminerà un'altra realtà e come tutto d'un tratto sarete lì, il vostro faro non avrà un raggio d'azione limitato, ma sarà espanso e rischiarerà un'area più vasta dove potrete osservare molto di più. Questa metafora vi insegna che molto spesso ci si ferma dove la luce è più forte e concentrata, perché sembra sia più facile vederci, ma in realtà è solo una proiezione della vostra mente, che non ha l'elasticità di espandersi e sentire, poiché serve il supporto del cuore per vedere altro.